Ciao a tutti, oggi ritorniamo sull'argomento maghette con un'altra famosissima Mayoko dello studio Pierrot, Evelyn. La storia di Evelyn è a mio avviso davvero bella e particolare, nonché molto divertente in alcuni episodi. Le musiche sono splendide e Principessa Fata è un personaggio bellissimo, della quale feci anche il cosplay tanti anni fa. Purtroppo il merchandising italiano è pressoché nullo, non fu prodotto neppure l'album di figurine e ancora oggi mi chiedo perché, visto che fu fatto per tantissimi altri cartoni minori come Sandy. Sinceramente l'avrei preferito per Evelyn. Oggi vi mostrerò tutti gli oggetti che possiedo su Evelyn, sia italiani che giapponesi. E iniziamo dal materiale giapponese. Questa è la bellissima bambola Bandai che ho acquistato molti anni fa, nuovissima in scatola, quando ancora non costavano una cifra folle. E la comprai insieme a quelle di Emi e di Krimi e a quel tempo appunto costavano ancora una cifra umana. Oggi sono davvero improponibili. Eccola qua, guardate che meraviglia! È bellissima. I capelli, gli occhi, l'adoro. E anche il vestito è davvero ben fatto. Con il suo piedistallo, ovviamente. La bacchettina. Il cerchietto, deliziosa! E se le giriamo questo braccio e con l'altro fa ruotare la bacchetta, proviamo. Vedete? Dai, fortissima! Nella confezione troviamo anche l'abitino che indossa in Africa e un kappa. E questi due cartoncini. Questa è la scatola e come potete vedere all'interno abbiamo anche una spazzola, un pettine e due pompon. Guardiamo anche i lati. Retro. E qui appunto è dove spiega il funzionamento delle braccia, che spiega come ruotarle per far girare la bacchetta. E l'altro lato. Sopra e il sotto è semplicemente rosa. Ecco qua. Ed ecco il meraviglioso supermercato di Evelyn, con un'infinità di accessori e con il quale possiamo ovviamente giocare con la bambola. Ecco qua! E visto che gli accessori sono davvero tantissimi, ve lo faccio vedere anche da vicino. Queste qui gialle sono le pinzette per prendere i vari alimenti. Poi varie confezioni, ecco qua. Qui un vassoio girevole con frutta, verdura e altre confezioni alimentari. Cestino per la spesa. Macchina dei popcorn. Altre confezioni. Qui c'è un piccolo frigo. E qua altri piatti con frutta e verdura. Questo è il registratore di cassa.
E qua troviamo un interruttore, e le pile al momento non ci sono all'interno, ma se non mi ricordo male questo vassoio gira così per far vedere tutti i vari alimenti. C'è anche questo accessorio che andrebbe inserito qua dietro, qua c'è l'apposita fessura, e dentro al quale andrebbe inserito il cuore luminoso che si trova all'interno del ciondolo di Evelyn, che fra poco vedremo. Insomma, è una meraviglia. E questa è la scatola. Il fronte. Ecco un lato. E questo è il retro. E possiamo vedere tutto il contenuto. E le varie istruzioni di montaggio. E questo è il cuore luminoso che vi dicevo. L'inserimento delle pile, eccetera. L'altro lato, che è praticamente uguale. Ed ecco il sopra. Ed ecco il furgoncino di Evelyn che si trasforma in hamburger shop. E anche questo ve lo faccio vedere da vicino. Ecco qua. Qui c'è un tavolino, le panche e due vassoi con hamburger, patatine e bibita. Qui abbiamo la bambolina di Evelyn. Guardate che carina. E qua c'è la cucina. Un registratore di cassa. E qua un altro K. Bellissimo. Questa è la scatola. Come potete vedere, il furgoncino ovviamente si può anche chiudere. Ecco qua un lato con tutti gli accessori. E questo è il retro. L'altro lato. Il sopra è tutto in plastica e dentro possiamo vedere anche la confezioncina in cartone che conteneva tutti i vari accessori. Ecco qua. E questo è il ciondolo di Evelyn, sempre Bandai ovviamente, che veniva venduto in blister con questo cartonato, che io ho acquistato così, quindi già con la plastica staccata, così come lo vedete, molti anni fa. Mi ricordo infatti che lo pagai pochissimo e per fortuna perché anche questo oggi insomma non te lo regalano, eh? Eccolo qui. E il retro. E tirando qua, ovviamente il ciondolo si apre. Allora, qui possiamo mettere o questo con la scritta Felcia, oppure appunto, come ho fatto io, inserire il cuore luminoso che con le pile all'interno si illumina. Ed è lo stesso cuore che vi dicevo prima, che si può mettere anche nel supermercato, nella prima bacchetta e anche nella valigetta. Vi faccio vedere qui dal cartonato. Ecco qua, la valigetta dove si può inserire il cuore e il supermercato, come vi ho mostrato prima. Qui ci sono le istruzioni per l'inserimento delle pile dentro al cuore e poi come inserire il cuore all'interno, che poi basta ruotarlo, è semplicissimo. E qui come inserirlo nel supermercato. Nella valigetta e nella prima bacchetta. Infatti, come vi dicevo, basta ruotarlo e viene via. Ecco qua. E qua dentro si possono inserire le pile.
Questo invece è un set che veniva venduto in blister, che contiene la prima bacchetta, il braccialetto, il cerchietto e un ciondolo. Ecco la bacchetta. Il braccialetto. Il cerchietto per i capelli. E questo è il ciondolo con catenella dorata che si può anche aprire. E passiamo ai gashapon. Ecco qua Evelyn, Fata, Simba e i 3K. Ecco Evelyn. Ecco Fata. Simba e i 3K, davvero piccolissimi. E questa è la cartina. Questo invece è il gashapon di un'altra serie e appunto abbiamo solo Evelyn e i 3K. Ed ecco la cartina. Questi invece sono i tre modellini della siga. Abbiamo Evelyn con i due abiti e Fata. Ecco la prima Evelyn. Davvero molto molto carina. Ecco l'altra. Ed ecco Fata. E questi sono i peluche della siga. Della serie fanno parte anche i 3K, assolutamente introvabili purtroppo. Ecco Evelyn e Fata. E qui nel cartoncino possiamo vedere la serie completa con i 3K. Questo è un resin kit della Fukaya che comprende Evelyn e Simba ed è stato ovviamente colorato e montato da Fandom Custom. Guardate che meraviglia! Dettagliatissimi veramente. Evelyn è un amore. E anche Simba è eccezionale. Questa è la scatola. E dentro troviamo anche questo fogliettino. Carinissimo. Abbiamo poi questi bellissimi modellini in resina e questi sono dei custom realizzati sempre da Fandom Custom. Guardate che bella Evelyn. Anche la base è bellissima. Vi faccio vedere bene anche il viso, perché è davvero dettagliatissima. Qua dietro abbiamo Principessa Fata
E anche lei è meravigliosa, con tutte le ali. E anche lei ha una base eccezionale, con tutti i fiori. Veramente due capolavori. E ve le faccio vedere all'interno della vetrina, poiché sono davvero molto molto delicate, soprattutto Principessa Fata, che è anche pesantissima, e quindi non me la sento assolutamente di tirarle fuori. Eccola qua più da vicino. Bellissime entrambe. Ed ecco il gioco da tavolo, ovviamente sempre Bandai. Ed eccolo aperto. E guardate quante cose, adesso le vediamo tutte. Questo è il tabellone, con tantissimi fuoriscena deliziosi. Guardate qua. Bellissimo. Ed anche il retro del tabellone è carinissimo. In questa confezione troviamo la bacchetta e poi tutti i segnalini. Ecco qua la bacchetta, davvero molto carina. E qua troviamo i segnalini tutti di Evelyn e ci sono anche i 3K. Qui ci sono tutte le carte, come vedete ancora da dividere e staccare. Il gioco infatti è nuovo e non è mai stato usato. Questo è il resto delle carte e questo è l'interno. Altre carte e due gettoni. E ovviamente il manuale di istruzioni. Assai complicato. Ecco qua. E anche il retro. Poi abbiamo un pallone gonfiabile, anche questo assolutamente vintage, e vi faccio vedere le immagini perché sono carinissime. Questa è una. Ecco la seconda, bellissima questa. E la terza. Bellissimo. Ecco gli artbook giapponesi e ve li ho già mostrati tutti nel dettaglio nel video sul merchandising giapponese vintage di Crimi. Quindi non li faccio rivedere nuovamente, ma vi rimando a quel video. Questi che vi mostro adesso sono gli unici che hanno all'interno parti su Evelyn. Questo invece è un libretto da colorare, vediamolo. Come sempre, i disegni di questi libretti sono fantastici. Bellissima questa. Questo invece è il bellissimo LP, fronte e il retro. Questo invece è il booklet. Bellissime queste immagini. Ed ecco il retro. Questa è la VHS originale dell'Ohv Kaiten Mokuba. Ve la faccio vedere da vicino, questa è la cover.
lato ed ecco il retro. Ed ecco i due bellissimi box Laserdisc che contengono la serie completa. Ecco il box 1, cover e il retro. Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 Disco 5 e disco 6. Box 2, cover e il retro. Ed ecco il disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 5 e disco 6, con questa strepitosa cover che è da infarto secco. Il retro dei dischi è fatto in questo modo. Ed ecco il booklet, vediamolo. Vari fotogrammi dalle varie sigle, un'altra meravigliosa illustrazione, fotogrammi dalla serie TV in bianco e nero dei vari personaggi, questi invece a colori, e qui si inizia con i vari settei, tutti divisi per episodio. Cover dei vari LP e CD, anche delle altre maghette. E i fotogrammi del bellissimo videoclip Escape, che è contenuto sia in questi Laserdisc e anche nei successivi DVD box. Ecco qua. Questo invece è il Laserdisc del Love ad Esugata Mahono Sanni Musume. Ed ecco il retro. Questo invece è il Laserdisc di formato più piccolo, Magical Fairies Title Graffiti, che presenta in cover Creamy e Evelyn. Non so ancora di preciso cosa contiene, ma visto che abbiamo da poco acquistato un lettore Laserdisc da Giappone, finalmente, appena ci arriva e lo mettiamo in funzione, verificherò. Cover. Ed ecco il retro, con la lista delle tracce. Ed ecco il CD audio, cover e retro. E questo, ecco qua, è l'interno. Queste invece sono due index card dedicate a Love, Mayoko Club e Alien X. E troviamo infatti anche Evelyn. E questo è tutto merchandising recente, quindi uscito negli ultimi anni. Vediamolo! Foderina, un'altra foderina, carinissima, delle chopsticks.
deliziose. Un supporto per cellulare, credo. Portachiavi. Altro portachiavi. Carinissimo questo. Uno specchietto che si apre così. Altri due portachiavi carinissimi. Qui abbiamo Simba. Guardate che carino. Con la seconda bacchetta. Mentre qui abbiamo un K con la prima bacchetta. E questa è la confezione, dove si trovavano a sorpresa, ovviamente. Un piccolo block notice. Una mega spilla. E poi questi deliziosi plush. Sono bellissimi. Abbiamo Simba. Ed ecco tutti K. Bellissimi tutti. E infine questo libro, anch'esso recente, dedicato a varie eroine anni 80, che vi ho già mostrato interamente nel video di Magica Amy. Comunque vi faccio rivedere velocemente la parte dedicata ad Evelyn. Eccola qua. E passiamo al pochissimo materiale italiano. Il Corriere dei Piccoli, per fortuna, pubblicò il fumetto di Evelyn, l'anime comics, con i fotogrammi della serie TV. E questi sono i numeri che presentano Evelyn in copertina. In questo numero troviamo un articolo su Evelyn che annuncia il suo arrivo in TV. E da questo numero invece inizia il fumetto. Eccolo qua, infatti la prima puntata. In questo numero invece troviamo un poster. Eccolo qua, qui c'è l'inserto. Ed ecco l'altra parte del poster. Ed ecco un altro poster, questo già staccato. Ecco il mitico 45 giri con la sigla di Cristina D'Avena, da un lato Evelyn e dall'altro Nuovi Amici e Ciao Ciao. E questo è l'LP di Fivelandia 3, che contiene anche la sigla di Evelyn. Eccola qua. E nel retro troviamo tutta la lista delle canzoni incluse. Nel piano libro MZ, che vi ho mostrato interamente nel video sul merchandising italiano di Crimi, troviamo anche lo spartito musicale di Evelyn con il testo. Eccolo qua. Per quanto riguarda le riviste da colorare anni 80-90, non ne possiedo nessuna che abbia Evelyn in copertina, nonostante io ne possieda un'infinità, quindi chissà se ne è mai esistita una. Però ne ho molte che contengono immagini di Evelyn all'interno. Eccole qua! Thank you.
Magazine e Mangazine, che contengono articoli sulle maghette, fra cui Evelyn, che vi ho già mostrato interamente nel video dedicato al merchandising di Magica Emi, e vi rimando quindi a quel video. E queste sono due fanzine, e anche queste ve le ho già mostrate nel video dedicato al merchandising italiano di Crimi. Comunque, ecco qua le parti dedicate ad Evelyn. Eccone qua una, ed ecco la parte su Evelyn. Purtroppo la sua parte è tutta bianco e nero. Ed ecco l'altra. E qui per fortuna è a colori. Questa è la VHS Mayoko Club Alien X Terrore dalla Dimensione A, edita da Yamato Video. E anche questa ve l'ho già mostrata. Cover e retro. E questi sono i due DVD box italiani, sempre della Yamato Video. Vediamoli. Queste sono le cover. Ed ecco il retro. Vediamo il box 1. Apriamo. Ed ecco qua, con i DVD messi semplicemente in questo modo. E abbiamo anche un booklet. Vediamolo. Settei. Davvero tanti settei. Ecco qua. Ed ecco il box 2. Apriamo. Gli altri 4 DVD. Infatti la serie è composta da 8 DVD. Ed ecco il secondo libretto. E si continua con altri settei. Ecco qua, quindi solo settei e nessuna illustrazione. La prima edizione di Evelyn era invece uscita in 8 DVD singoli. Ecco le cover. È arrivato anche il ciccione di schizzo. Eccolo qua. Che ovviamente ha preso possesso della coperta di Crimi. Ecco, e ora come facciamo a fare il video schizzo? Cioè, proprio ora dove arriva? Io dovrei continuare a fare il video. Se non ti spiace. Ecco, ora spusciamoci pure. Schizzo, potresti prendere? Ecco, grazie, procedi pure. Ok, grazie mille. E concludiamo il video con i due DVD box francesi che contengono la serie completa. Evelyn in Francia si chiama Vanessa. Vabbè. Box 1. Come sempre le immagini sono carinissime. Ed ecco qua tutti i DVD. DVD 1. DVD 2. DVD 3,
DVD4, DVD5, box 2, ed ecco gli altri 5 DVD. DVD6, DVD7, DVD8, DVD9 e DVD10. Il retro è fatto in questo modo, con questo stile, e l'interno semplicemente così. E anche per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Alla prossima! Non c'entra un tubo, ma avete notato questa maglia di creamy della Cuolomo? Bellissima! E scusate, ma non ce l'avevo di Evelyn, abbiate pazienza.